È terminata a Cagliari con l'inno di Mameli la chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu alla presenza di diversi leader di partito nazionali. Chi vuole condannare l'isola a un futuro di assistenza, di sussidi e che non ha idee sul futuro della Sardegna è l'unica cosa che ha trovato di meglio da fare in questi 5 giorni. In questi 5 giorni di campagna elettorale è stata attaccare il centrodestra, attaccare Paolo Truzzu e attaccare la città di Cagliari. A salire sul palco della fiera campionaria Matteo Salvini, Antonio Tajani e anche il governatore uscente della regione Sardegna Cristian Solinas. L'ospite più attesa però è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prima di salire sul palco ha parlato con una delegazione delle categorie di edili e metalmeccanici della CGIL in protesta oggi per chiedere la fine della strage nei luoghi di lavoro. Dovete fare qualcosa. Conosco i numeri. Abbiamo, immagino che lei riconosca. Come lei sa, abbiamo nello scorso anno assunto 800 nuovi ispettori del lavoro. Evidentemente non basta. Non basta. Ne abbiamo parlato stamattina in Consiglio dei Ministri per preparare le norme che arriveranno lunedì. Ci sono anche, devo dire, alcune proposte che arrivano anche dal sindacato, che sì, secondo me sono interessanti, sulle quali stiamo lavorando. Convocheremo prima di lunedì il tavolo nazionale dei sindacati maggiormente rappresentativi. E ascoltiamo e lavoriamo insieme sulle proposte. Certo. Lei sa che è un tema sul quale, insomma, abbiamo cercato dall'inizio di dare dei segnali, no? Tra l'altro c'è in approvazione in Parlamento una proposta che tra l'altro è iniziativa di Fratelli d'Italia per portare il tema della sicurezza del lavoro nelle scuole, per aggiungere un'ora per insegnare la sicurezza del lavoro nelle scuole, che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni. L'intervento sul palco della fiera della Premier Giorgia Meloni ha chiuso ufficialmente la campagna elettorale di Paolo Truzzu. Non sono mancati i messaggi rivolti agli avversari politici. Ho sentito dire un sacco di cose su Paolo Truzzu in queste settimane, ho letto, insomma, no? E mi ha fatto ridere che qualcuno diceva: Paolo Truzzu è stato candidato alla presidenza della regione Sardegna perché è un amichetto della Meloni. Io conosco Paolo Truzzu da 20 anni e lo conosco da 20 anni perché Paolo Truzzu è un ragazzo nato e cresciuto nella militanza politica. È un ragazzo che ha cominciato a fare politica non quando è diventato parlamentare, perché è facile appassionarsi alla politica quando già si prende lo stipendio da parlamentari. Molto più difficile appassionarti alla politica quando la politica ti toglie molto più di quello che ti dà. Campo largo rispetto a... campo da calcio, non so... L'esperimento del campo largo, io non penso che i cittadini della Sardegna meritino di essere utilizzati come cavie da laboratorio di un esperimento nato nei palazzi del potere che tenta di mettere insieme gente che a Roma manco si saluta e per la verità non si saluta neanche in Sardegna, ma per il gusto disperato di tornare al potere si rimette insieme e fa finta di volersi bene, vi prego!